Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Io sono impresentabile più del previsto. Tra l'altro mi è uscito questo brufolino perché si avvicina il periodo rosso. Sorvolerete tanto, tra un po' lo andrò sicuramente a coprire, ma ieri sera ho dovuto spremicchiarlo giusto un pochino, poi ci ho messo la lozione quella seccante per i brufolini, però questo è il risultato comunque. Detto ciò, mi sono svegliata da relativamente poco, poi mi sono messa a contrattare con alcune persone su Depop per i pop, cioè che vita ragazzi. E oggi mi sono svegliata presto, cioè io di solito non metto la sveglia quando non devo fare nulla di particolare. Oggi l'ho messa perché voglio andare in palestra. Settimana scorsa, tra una cosa e l'altra, Milano, Roma, eccetera, eccetera, ci sono andata solo 2 volte, quindi devo recuperare. Faccio la colazione e poi vado in palestra, anche perché ho tantissime cose da fare durante il giorno. Devo lavoricchiare, devo fare delle cose per YouTube, finire di mettere tutte le cose per il video che uscirà oggi, registrarne un altro e poi stasera cioè vado a fare una cosa un po' particolare, diversa dal solito, che voglio fare tra l'altro da anni, però non posso portarvi con me logicamente. Cercherò di fare magari qualche clip col telefono perché in teoria non si può portare la borsa, non si può portare cibo, non si può portare il telefono, ma lo fanno tutti, quindi io cercherò magari un posto dove nasconderlo. La macchinetta di certo non la posso portare e appunto andremo in un programma molto carino che ultimamente sta un po' perdendo, ecco, però è l'esperienza. Quindi adesso colazione, mi preparo e vado in palestra. Allora, sono salita su e parlo così tipo in ASMR perché c'è mia sorella che dorme e non è andata a scuola, che ci sono le lezioni. Quindi adesso mi metto al PC e a modificare quel video lì che esce oggi, ma volevo farvi vedere che qui sotto al mio piumino, precisamente lì, c'è un ognomino, perché dovete sapere che io mi sveglio, ma lei dorme, 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 dorme. Eccolo qui. Ciao piccolo. È stato drammatico, amore mio. Adesso mamma ti ricopro, ok? Tipo come quando fai la torta di pasta sfoglia. Con questa fantastica ripresa, quindi mi metto a finire queste cose per il video. Pomeriggio ne devo fare un altro. Tra l'altro ho iniziato tipo una nuova categoria e vorrei iniziare a prepararmi le prime clip, perché questo genere di video si divide in due parti. Non ci crederete mai, ma ho fatto mezz'ora di palestra. Poi mi ha chiamato mia sorella che stava a casa e mi ha detto: ma andiamo in palestra, dove sei? E ero già in palestra, forse. Quindi sto tornando a casa. Cioè non mi sono neanche cambiata, per farvi capire. Ho ripreso tutto di corsa, infatti dalla mia faccia si nota. E adesso la vado a prendere e torniamo e facciamo zumba. Quindi oggi più tempo del previsto in palestra. Siamo nello spogliatoio, appena finito di farmi la doccia, guarda la mia faccia. Qui c'è Giorgia e Giorgia, dici ciao. Ma non ti vedi, guarda, si vede il tuo booty. Vabbè, c'è anche Giorgia. Io oggi sono cotta, ho fatto mezz'ora prima. E quanto è durato la zumba? 45 minuti. Io voglio morire. Di solito faccio un'ora. Cioè non giudicatemi, ma non sono un tipo sportivo, però c'era questa tipo Dea che ci faceva la lezione con un fisico raga che tipo io ero là, devo diventare come lei. Vai, muovi quel culetto. Nel mio immaginario, poi mi sono guardata allo specchio e sembravo una patata lessa. Adesso torniamo a casa. Mangeremo, penso, perché c'è l'una. No, mezzogiorno. E basta. Dopo ci risentiamo quando mi sarò un attimo derossata. Appena rientrata, ho subito calato il riso basmati. Questo qui che contiene anche quello rosso, mi pare quello nero. E in più, mentre tornavamo, mi ha chiamato il postino. No, raga, non riesco a guardarmi con questa faccia. Vabbè. Mi ha chiamato il postino e mi è arrivato un pacchetto da Beauty Bay, quello che avevo ordinato insieme a voi nel Get Ready. Ci ha messo una settimana. È arrivato il fondotinta giusto di Ordinary. Questo qui è il The Coverage. La colorazione dovrebbe essere sempre la stessa 1.1N. E poi mi sono arrivati due Funko che ho preso su Amazon. Una è Chewbacca. E poi ho recuperato Ned Stark quando sta lì al sole. Adesso devo togliere le cose sporche dalla borsa. E poi, raga, mi sto sentendo male perché sto parlando con Fede, che si è accorta che al minuto, mi pare tipo 6 e qualcosa, del vlog di Mulak, si vede il suo ragazzo e tutte sotto avete scritto: ma chi è quel Bonal 6585? Quanto è figo! Ed è il ragazzo di Federica. Cioè, adesso vi faccio vedere. Questo sono io, vabbè, che parlo, faccio vedere le persone. E poi adesso qui
si vede lupo. Io non me ne ero proprio accorta. E niente, quindi svelato l'arcano. Adesso sapete chi è. Sapete con chi prendervela nel caso. E mangio mentre guardo il film Animali Fantastici che mi sono registrata l'altro giorno su Sky. Anche perché questa settimana esce il secondo film, che ha un sacco di riferimenti ad Harry Potter, Hogwarts, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente, insomma, so già che mi piacerà in realtà. Già solo perché mi svelano Nagini e tutte queste cose che si vede nel trailer, quindi non è uno spoiler. Per me è una cosa pazzesca. Infatti volevo andarci il primo giorno che esce, vediamo se riesco, perché ho una settimana non piena di più in preparazione per Londra, che poi sarà la prossima. Quindi adesso un attimo respiro, cioè non mi sono fermata un second, e mangiamo, anche perché io mi so far riso, ma poi non so che cosa metterci all'interno. Ok, ho optato per un po' di riso, un ovetto, che penso che farò tipo strapazzato. E qui appunto abbiamo il riso. Quindi dai, abbastanza fit, tipo super proteico. Anche perché stasera non potrò mangiare normalmente, ma devo farmi un panino col petto di pollo, eh. Però pur sempre un panino. Allora, adesso inizia la cosa difficile, perché come vedete mi sono registrata tutti i film di Harry Potter. Lasciate perdere che ho cancellato Il Principe Mezzosangue. Ho fatto una cavolata, però dopo che l'ho visto ho messo elimina e vabbè. Lo rivedrò su internet nel caso. Quindi, ieri mi sono vista L'Ordine della Fenice e Il Principe Mezzosangue e mi sono fatta un bel pianto perché sono quelli che mi fanno piangere di più. E adesso sono indecisa se vedere Il Primo dei Doni della Morte o Animali Fantastici. Però io direi, dai, finiamoci Harry Potter, no? Allora, si sono fatte le 4 di pomeriggio, il video è appena andato online, quindi ho pubblicato tutte le relative cose per avvisarvi. Sto finendo di vedere il film, anche se finisce tra 50 minuti e io non posso permettermi di aspettare tutto questo tempo, quindi lo metto in pausa. Io lo continuerò a guardare domani perché stasera torno tardissimo, 1:30, 2. Quindi adesso vado a passarmi la piastra perché ho lavato i capelli ieri sera e sono gonfi. E poi mi inizierò a trucchettare, eccetera, eccetera. Devo uscire prima del previsto perché sul raccordo, se no c'è traffico. Infatti, visto che devo cenare relativamente presto, ho fatto anche già merenda. Non ve l'ho fatto vedere, ma mi sono mangiata le gallette con la nocciolata, quella dell'arigoni d'Asiago. Adesso non trovo più. Preparo i panini per stasera perché dobbiamo mangiare prima di entrare agli studi. Cioè, mi sembra di star fa una missione militare, vi giuro. Cioè, non si può portare quello e quell'altro, cioè un casino. Quindi prendo il mio pane preferito, che è questo cereali e soia, raga, la morte. Quindi prendo i miei ingredienti: insalata, il petto di pollo è questo qui, non potete capire quanto è buono. E vabbè, Philadelphia. Quindi me li faccio, così almeno li ho pronti. Dovrei anche rimettermi l'Invisalign, ma una cosa alla volta, una cosa alla volta. In più mi è venuto mal di testa perché noi non ci facciamo mancare mai nulla. Se mi conoscete da anni lo sapete che io ho un problema, soffro di emicranie fortissime. Ormai ci sono, tra virgolette, abituata, però quando si avvicina appunto il periodo ciclo si rafforzano ancora di più. Quindi dopo mi vado a prendere magari qualcosina, perché allora se fossi rimasta a casa non avrei preso nulla, però visto che devo uscire, devo stare tanto tempo fuori, preferisco prendermela qualcosa. Chi soffre come me di emicrania può capirmi, cioè è una roba proprio brutta. Tanto scusate se non guardo, ma sto cercando di ottimizzare i tempi e spalmare come se non ci fosse un domani. È brutto perché quando hai questi forti mal di testa non riesci a fare nient'altro. Cioè io quando sono in queste situazioni non riesco neanche tipo a stendermi sul letto e guardarmi un film perché mi dà urto. È una delle cose che non augurerei neanche al mio peggior nemico. Che sto a fare? La cena? Sì. E facciamo tipo gli americani un pochino di senape al miele, che è buonissima, è tipo la mia droga. E se non l'avete mai provata, provatela nell'insalata. Ci sporco giusto il pecio di pollo. Allora, questa è l'ultima clip che giro qui a casa. Dopo, semmai, utilizzerò il telefono per fare qualche clip extra. Comunque, volevo farvi vedere. Allora, mi sono piastrata i capelli anche se un po' in rapidità. Il trucco invece l'ho fatto con la Poison Garden di Nabla. Ho fatto questo tipo eyeliner un po' Egyptian, un po' glow, un po' così. Poi non guardate la mia pelle perché è uno schifo questi giorni. Ho utilizzato il fondotinta di NYX, Can't Stop Won't Stop. E dopo, quando torno, vi faccio vedere anche come sta messo. L'ho applicato alle 5. Adesso sono le 5:40. Quindi quando tornerò saranno passate
9 ore, dalle 5 che ce l'ho su fino a mezzanotte, così ho messo un orario ipotetico, quindi direi che è un test più che buono. Adesso mi vesto, tanto sicuramente io e Fra ci vestiremo tutte e due di nero. Ecco, l'unica cosa magari faccio vedere dopo Fra un pochino, così vi saluta. Non ho messo la tinta labbra perché mi sta venendo tipo una sorta di boccaglia qua al lato, cioè tipo una screpolatura, non so come si dice da voi. Qui a Roma si dice boccaia. Non volevo mettere cose che seccassero ulteriormente, quindi ho portato il burro cacao e ho messo il rossettino, questa velvetta di Dimac, che è il mio prefe. Allora, stiamo qua fuori al tendone dove girano. Come vedete non c'è nessuno. E qui ci stanno i bagni. Qui c'è Fra. Fra, facci un saluto. Che stavo vloggando a casa ma non ho portato la macchinetta, logicamente. E niente, dal vivo sono tutti degli stragnocchi. Cosa hai fatto? Dal vivo sono tutti stragnocchissimi. Carinissima. Oggi l'aria è vestita bene, ragazzi. Forse una delle prime volte. Il trucco non riusciamo a commentarlo perché dobbiamo vederlo attraverso la TV. Poi c'è il sacchiotto. C'è il sacchiottino. È il mio Fabio, ragazzi. È pazzesco. A parte questo, siamo dovute alzare, uscire. Anche se, praticamente vi spiego, se esci durante lo stacco pubblicitario poi non puoi rientrare, perché sennò si vedrebbe che stai rientrando, ma non è una cosa fattibile. Quindi dobbiamo aspettare mezz'ora la prossima pubblicità per rientrare. Si gela di freddo. Cioè, si gela, tu non so come fai. Io sono per te, sono la macchina. Ah sì, guardate. Questo è, io sto morendo di fame perché sono entrata prima, mi sono mangiata un panino e basta, ma avrei voglia di qualcosa di dolce. Sai, mentre vorrei tipo sgranocchi qualcosa, qua non puoi farlo, non puoi neanche bere, ho lasciato la mia bottiglietta dentro. Non è vero. Raga, sto sbabbolando. Quando rientriamo, che si può riprendere dopo la puntata, vi faccio vedere anche lo studio, che in realtà io me l'aspettavo più grande. Ma è piccino picciò, carino, eh. È quasi una casetta. Però vedete quelle luci là dietro? Queste? Lì ci sta la casa del grande fratello. In realtà è tutta una finta quando le prendono con la macchina, perché potrebbero benissimo venire a piedi. Anzi, si fanno una sgranchita dopo che stanno là dentro tutto il tempo. Esatto. C'è tipo una discesina così. Guarda che ho ripreso Fabio. Dov'è lì? L'ho perso. Eccolo qui. Oh, vedete? Non so se si capisce quanto è piccolino. C'è la mamma delle Donatella. Allora, sono appena tornata da relativamente poco. Cioè, guardate l'umidità, che capelli mi ha ridotto. Ce l'avete visti prima, erano carini. Comunque, a parte questo, volevo commentare il fondotinta, perché vabbè, a parte la zona dove io porto gli occhiali che si sposta, è normale, per il resto è rimasto benissimo, non si è lucidato di una virgola. Cosa che devo segnalarvi, perché io ho sempre il problema, vedete, ho le rughette d'espressione sulla fronte, questo non me le segna per niente. È pazzesco, è pazzesco. Adesso però ho bisogno di struccarmi. Tra l'altro c'è Gwenda qui insieme a me che mi sta slinguazzando tutti i leggings. Quest'ora gli prende l'attacco di bacite. Mi strucco sicuramente con questo prodottino qua nuovo della skincare di Mulac, Mubai, che all'inizio mi dava un sacco di problemi, soprattutto struccando gli occhi, perché all'interno non è come quello di Clinique, che è questo qui, il mio preferito, Take the Day Off. Questo però appanna la vista. Invece questo qui ha un altro problema, che è fatto da tipo micro granellini, e mi era andato un granello nell'occhio l'altra volta, quindi era stato il panico più totale. Ho cercato di dargli altre chance perché è giusto, e devo dire che comunque come strucca mi piace, quindi sì, anche se mi andasse un granello negli occhi, pazienza. Quindi fascetta tattica e vado a struccarmi. Allora, io ne prendo un pochino, lo scaldo sulla mano e vado a struccare. Come vedete, il viso si strucca subito. Gli occhi, vabbè, come tutte le cose ci dovete lavorare un pochino, ma guardate le sopracciglia. Ciao. Io tra l'altro utilizzo poi l'acqua calda e un dischetto di questi per rimuovere il tutto. Comunque, a parte questa cosa dello struccaggio, il GF io era una vita che volevo andare a fare da pubblico, ma non me l'aspettavo così dura, raga. Cioè, sembra una cavolata, ma ho la schiena a pezzi, pezzi, pezzi. In più dallo studio non si capisce bene cosa si dicono ed è un casino, quindi continuerò a vedermela a casa, grazie. Però vabbè, è stata un'esperienza, così vedi anche insomma i personaggi, ci sta. Ilaria va bene a gnocca, regà, che magari arrivace. Sapete che io sono innamorata di Fabio, anzi a tratti se mi avessero ripreso sarei sembrata tipo
una stalker probabilmente, perché ero tipo così pietrificata. Comunque, cioè, detto questo, ma state guardando cosa è questo prodotto? L'unica cosa che io faccio, perché vedete magari non toglie benissimo sugli occhi, perché ho massaggiato alla fine, c'era magari poco prodotto, è ripassare un pochino quello con lo struccante, ma altrimenti uso sempre la mousse, che è questa qui, infatti adesso vado a mettere. Rispetto alla mousse di Hello Body, a parte che io personalmente non amo l'odore, è troppo forte, cioè se vi va in bocca alla fine, però vabbè, il suo utilizzo lo fa. Però ecco, sembra di spruzzarvi in bocca il profumo. Cioè io non ho sentito nessuno che si è lamentato di questa cosa, ma è orribile. Io ho un problema, lo ammetto, con le profumazioni troppo forti, non fanno proprio per me. Beh, comunque, detto questo, ci siamo struccate, come vedete benissimo, ci ha tolto qualsiasi residuo, anche waterproof, il brufolino è tornato, non so se lo vedete, si è tipo dimezzato, quindi ottimo. Detto ciò, io vi do la buonanotte così, perché ormai sto così. Spero questo vlog vi sia piaciuto, sicuramente questa settimana ne girerò altri perché devo fare un pochino di cose, come vi ho detto anche stamattina. Vi mando un grosso bacio, se il vlog vi è piaciuto mi raccomando thumbs up, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo, vi aspetto, ciao!